che recupera esattamente un'azione, voglio dire un messaggio anche di fiducia e di speranza da parte dei nostri cittadini, da parte dei lucani che hanno da sempre creduto in questa nostra grande coalizione. Mettiamoci a lavorare, noi abbiamo bisogno di rispondere con le cose concrete, con la politica del fare, con tanta umiltà, con tanto senso del dovere, con tanta etica della responsabilità e con tanta etica delle istituzioni, con tanta trasparenza. E tocca a noi recuperare al voto, dunque alla fiducia, quel 50% che oggi non ha creduto esattamente in questa competizione. Io ci credo, voi ci credete, noi ci crediamo. Viva la Basilicata del 2020! Grazie. Ha determinato tutto ciò, perché noi da soli non potevamo farcela. Sì.